Siamo oggi davanti a Gesù Eucaristia per adorarlo e chiedere a Lui la benedizione e l'aiuto grande per i quattro candidati diaconi della nostra diocesi, della nostra Chiesa, per accompagnare in questo ultimo periodo il nostro seminarista della cattedrale Nicola Pio. È sempre bello stare davanti al Signore, perché la sua presenza è motivo di gioia, di conforto, e l'ordinazione diaconale è un dono grande per la comunità cristiana. E mentre gli diciamo grazie per questi candidati che ha chiamato, che ha accompagnato e sono pronti per ricevere questo sacramento, vogliamo oggi invocarlo e chiedere la protezione per ciascuno di loro. Libro del profeta Geremia. Mi fu rivolta la parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare, perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, ma va da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. Non temerli, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Ci troviamo nell'esperienza della chiamata del profeta Geremia, il grande uomo di Dio che ha dovuto aiutare il popolo ebreo in un tempo difficile. E quando questo giovane si rese conto della missione che Dio stava pensando per lui, rispose dicendo: Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. In effetti, un servizio per la comunità cristiana, un servizio all'interno della Chiesa, richiede impegno. E anche nei nostri giovani potrebbe nascere la difficoltà di dire: come potrò io, che sono giovane, svolgere la missione alla quale mi chiami? Ma il Signore dà una risposta che ci aiuta a consegnarci completamente a Lui. Prima di formarti nel grembo materno, io ti conoscevo. La garanzia della missione non sta tanto nella nostra esperienza, nell'esperienza degli uomini, ma sta in questa conoscenza che Dio ha di ciascuno e soprattutto di questa relazione che ogni chiamato instaura con Dio. Dio ci conosce perché ci ama
e noi vogliamo stare con Lui per gustare, scoprire la ricchezza di questo amore. E l'amore, la garanzia della nostra risposta. E l'amore che ci permetterà di seguire ciò che il Signore prepara per noi. E essere ordinati diaconi significa essere consacrati. La consacrazione è un dono grande, perché significa vivere un'esperienza di vita con Dio, appartenere a Dio, avere il privilegio di poter comunicare e avere sempre il Signore al nostro fianco. La consacrazione è il dono che Dio assicura a coloro che diventano sacerdoti, a coloro che si consacrano diaconi, cioè servi. E grazie a questa appartenenza noi possiamo essere sicuri di camminare sulle vie di Dio. Il Signore è con noi. Lui indica la strada, Lui affronta il nemico, le difficoltà, e noi siamo Suoi strumenti. Ecco perché al termine di questo dialogo il Signore dice: non aver paura, io sono con te per proteggerti. Ed è proprio questa protezione che noi vogliamo chiedere oggi per i nostri giovani, i nostri candidati alla missione di essere servi come Gesù, servo.
libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo. Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse, prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito, ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni e re. Che è chiamato, riceve dal Signore la missione di annunciare la sua parola. I sacerdoti non sono chiamati ad annunciare le parole degli uomini, ma la parola di Dio, perché solo la parola di Dio dà vita, solo la parola di Dio assicura gioia, dà sicurezza per il futuro. E questa immagine di colui che è chiamato ad annunciare le parole di Dio lo vediamo in questo brano dell'Apocalisse, in questa visione. Prendi il libro e mangia. In bocca lo sentirai dolce come il miele. Divorare la parola di Dio è un termine che esprime la bellezza di accogliere questa parola come i bambini di fronte ai dolci o alle leccornie si tuffano per mangiare e divorare ciò che a loro piace. Così l'uomo di Dio, di fronte a questa parola che viene dal Signore, accoglie con gusto, con desiderio grande questo dono, perché in ogni parola di Dio noi gustiamo il suo amore. L'amore verso ciascuno di noi, l'amore verso la vita degli uomini, l'amore verso la Chiesa, l'amore verso il mondo. Beati coloro che sanno gustare e scoprire questa ricchezza che viene dalla parola. Il profeta Isaia nel suo libro ebbe a dire: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata, senza che essa abbia portato frutto, così è la mia parola. Chi accoglie questa parola e lascia spazio nel suo cuore a questa parola, vedrà germogliare in se stesso qualcosa di straordinario, qualcosa di nuovo che non viene da opera umana, perché la parola permette a noi di sentire la presenza di Dio nel nostro cuore, di vedere la presenza di Dio nelle nostre giornate.
Ecco perché il diacono, come servo della parola, è chiamato in prima persona a vivere questa relazione stretta, questo dialogo con Dio che parla. E quando Dio parla, c'è sempre una esperienza di amore. Ecco perché il chiamato di questo brano dice: in bocca sentii questa parola dolce come il miele. Ma proprio perché la parola che siamo chiamati ad annunciare non è parola di uomini, è facile trovare ostacoli, sarà facile trovare opposizioni, sarà facile trovare persone che si ostineranno nel continuare a compiere il male, nel mettere i bastoni tra le ruote a coloro che servono Dio. Ed è questa l'amarezza a cui fa riferimento il brano. Ma questo non può, non potrà fermare colui che è chiamato ad annunciare la parola. Il Signore rende vittorioso colui che si fida di Lui. Anzi, aggiunge: devi profetizzare a popoli e nazioni. Colui che annuncia diventa profeta, è chiamato ad essere profeta. E il profeta è colui che riflette con le sue parole, ma anche con la sua vita, questa presenza, questo Dio che agisce, questo Dio che è all'opera. E il profeta è colui che nelle vicende della vita sa leggere i disegni di Dio, sa accogliere e annunciare agli altri come Dio cammina in mezzo al suo popolo, come Dio guida la storia dell'umanità. Una semplice parola, ma quando questa parola è quella di Dio, compie miracoli. Quando questa parola è accolta perché è parola di Dio, trasforma la vita di colui che è inviato.
Vangelo secondo Matteo. Gli altri 10, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi. Ma colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo. Appunto, come il figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti». Essere ordinati diaconi significa sviluppare un atteggiamento fondamentale che Gesù oggi ci ricorda, quello di essere servi. È il modello del sacerdozio. Il primo gradino per vivere il sacerdozio per Dio e nella Chiesa è proprio Gesù, che come abbiamo ascoltato ha dato la sua vita in riscatto per molti. Quel Gesù che dall'inizio della sua venuta sulla terra si è allenato e ha desiderato fortemente compiere la volontà del Padre suo. Si è fatto servo ubbidiente, ha manifestato il volto del Padre, ha testimoniato l'amore grande che Dio ha per il suo popolo. Un amore così grande da rinunciare a se stessi per l'altro, dare la vita in riscatto per molti. E Gesù è il modello di colui che vuole servire, o meglio, che è chiamato a servire nella Chiesa. Un modello che ci porta ad eliminare una convinzione generale, che diventare
servi, sacerdoti, significa sciupare la propria vita. Avresti potuto fare qualcosa di più interessante, qualcosa di più grande, avresti potuto fare carriera, avresti potuto guadagnare soldi. Invece scegli di diventare sacerdote, intraprendi questa strada. Gesù non chiede a coloro che chiama di diventare gli ultimi, ma chiede a coloro che chiama a diventare grandi, ma non secondo la logica degli uomini, ma secondo la logica di Dio. I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi. Il Signore ci invita a metterci a disposizione dei fratelli. Il Signore ci invita a crescere in quella capacità di amare senza riserve che dà la vera gioia, che ci rende simili a Cristo Gesù. E se Gesù partecipa delle meraviglie del Padre, anche coloro che vivono in modo autentico il sacerdozio e il diaconato potranno sperimentare questa ricchezza, una ricchezza di umanità che ci rende simile a Cristo stesso. Gesù non chiede di stare all'ultimo posto, ma chiede di essere i primi nell'amore, i primi nel servizio, così generosi e così disponibili da essere considerati da chi segue la mentalità del mondo dei folli, dei pazzi. Ma perché perdete tempo per gli altri? Pensate a voi stessi. Ma Gesù promette il regno di Dio, promette di stare alla sua destra e alla sua sinistra a coloro che nella generosità si mettono a servire la Chiesa, il popolo di Dio, secondo lo stile di Gesù. Gesù in realtà chiede a noi di diventare i più grandi, ma secondo Dio diventare più grandi significa diventare schiavi, uomini senza pretese, uomini che non hanno riserve per sé, ma si donano pienamente a Dio e ai fratelli. È il primo gradino del sacerdozio, è proprio l'essere al servizio, l'essere schiavi, perché in realtà diventare presbiteri non servirà a nulla se non si conserverà l'anima del ministero, quell'anima capace di far risplendere la presenza di Gesù servo, la presenza di Dio che ama, la presenza di Dio che dà la vita per noi. E quest'anima è proprio il servizio. Il Signore dia la gioia a Nicola, ad Angelo, a Danilo e a Giovanni di scoprire la bellezza e la gioia di vivere così, di rispondere con questa profondità e generosità a Dio. Nella misura in cui lasceranno che Dio sia a scegliere per loro, nella misura in cui si affideranno con umiltà al Signore,
potranno essere nella Chiesa, in mezzo agli uomini, la fiaccola di quella del Signore che continua ad amare e continua a salvare gli uomini di oggi. Thank you.
Adesso tutti insieme innalziamo a Cristo, modello del servo, testimone di amore, la vita e il ministero di questi nostri giovani. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, il sacramento dell'ordine sacro, nel grado del diaconato, ricordi a tutti i credenti che il servizio è la vocazione a cui ciascun battezzato è chiamato, a immagine di Cristo, che è venuto non per essere servito, ma per servire. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro Arcivescovo Franco, in questo momento difficile per la vita della Chiesa e dell'umanità intera, il Signore doni a lui forza e perseveranza, perché la nostra diocesi possa avere sempre nella sua paternità un riferimento, una certezza, una sicurezza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il nostro accolito Nicola, il suo sogno di una Chiesa povera a servizio degli ultimi possa trovare in lui, con l'aiuto di Dio, piena realizzazione, rendendolo un autentico testimone di semplicità evangelica e di amore generoso. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per Angelo, Danilo, Giovanni e Nicola, che presto diventeranno diaconi, il loro ministero sia linfa di vita nuova per la nostra Chiesa diocesana e la loro amicizia sia per noi stimolo a vivere una sempre più forte e sincera comunione ecclesiale. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i seminaristi della nostra diocesi, in particolare per Antonio, seminarista di questa parrocchia, il Signore aiuti ciascuno di loro a vivere con impegno e disponibilità il proprio cammino formativo, per lasciarsi plasmare sempre più a immagine di Cristo, e susciti, mediante la loro integra condotta di vita, nuove e sante vocazioni nella nostra Chiesa diocesana. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra comunità, la vocazione di Nicola, sbocciata e maturata in seno ad essa, possa essere di esempio e di incoraggiamento per i nostri giovani, affinché altri scelgano come ideale di vita di servire Cristo nei loro fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue,
per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.